non scrivetemi. Allora, devo sistemare il microfono perché siamo in due. Come entriamo in questo video? A piedi pari. A piedi pari. Buongiorno a Jumbo amici, ciao amici. Settimana scorsa sul suo canale Twitch abbiamo guardato la prima puntata del collegio e siete letteralmente impazziti. Così abbiamo pensato di percorrere il collegio con voi, quindi partendo dalle presentazioni dei personaggi, arrivando a tutta la, no, la gara, il programma. Quindi, nell'attesa di vedere in live con lui la seconda puntata, abbiamo pensato di guardare insieme le presentazioni di, appunto, tutti i ragazzi che parteciperanno al collegio. Che cos'è il collegio, Giulio, in due parole? Ma c'è un gatto fuori dalla finestra. Sì, ma c'è la zanzariera. Ah, okay. Il collegio è una struttura, è un programma, un reality. Cos'è? Un reality? Sì, è un reality, diciamo, un programma. Un reality dove questi ragazzini dai 14 ai 17 anni più o meno, adesso non so. Noi non possiamo partecipare. Esatto, vengono piati e messi dentro un collegio di una determinata... Del 1960. Questo è il 1968 in particolare. No, le regole dei tempi. Esatto, regole. Le regole del collegio dei tempi. Poi dovrebbero esserci ora. Quindi, dai, sapete benissimo di cosa parliamo. Partiamo subito con la presentazione delle ragazze di questa... Oh, mi sono messa a dita nell'occhio, di questa edizione del collegio. Intanto Giulio è un po' ammalato. Noi ci fermeremo e le commenteremo. Sei pronto? Sono pronta. Io no. Allora, Noemi, 15 anni, intanto apro. Sono una tipa abbastanza quadrata. È una tipa quadrata. Già una tipa quadrata che cosa vuol dire? Che ha tutti i lati uguali. Noemi è la quadrata. Gli spigoli però. Attenti agli spigoli. O sono bianche o sono nere, cioè non è che ci possono essere 250.000 sfumature. Con che voglia ce lo sta dicendo? No, ma a parte la voglia, però è un po' come te, perché lei o sono bianche o sono nere e per te non possono essere o rosse o verdi. Per la matematica, appunto, perché è così. C'è un risultato alla fine dell'esercizio, il risultato ti viene o il risultato non ti viene. Non ho capito. Cercavo spiegazioni in te. Non ho capito. Gli piace la matematica, quindi già. Vabbè. Lascia presagire che non c'è tutto con la testa. Guarda che la matematica è una bella materia. Sì, non piace a nessuno. Andiamo avanti. Ma che capelli ha il babbo? Ma no, guardare i capelli del babbo! È una ginnasta, quindi già ci piace. Anche quando sono sospesa sul cerchio. Ma cosa fa? Comunque sicura perché... Fa le sospensioni sul cerchio, l'acrobata. So esattamente quello che devo fare. Essere sicura che le persone che mi sono vicine sono persone vere, sono persone che non è che nel momento di difficoltà tac, spariscono. Spezzo una lancia in suo favore, perché è una cosa che dico sempre anche voi, che è meglio pochi amici ma buoni che tanti amici. Spezzo una lancia in mio, è una roba banale quella che dice, cioè, chiunque vorrebbe gli amici veri piuttosto che gli amici falsi. Cioè, ma è ovvio che in trasmissione capito, dice le cose così. Ma che lancia spezzi, cioè è scontato. Io credo di essere una persona vera. Crede, non è sicura, no. Crede. Non sono sicuro neanche io. Proviamo la prossima. Ah no, Alice! A noi me l'abbiamo appena vista, Alice! Mamma e papà, ok. Sono figlia unica, però basta avanti. Sono inquietanti mamma e papà nello sfondo. È abbastanza, ma poi non ho capito, è una foto nello sfondo o sono fermi così? Ah, è green screen. Okay. Lei è figlia unica, ma basta e avanza. Ok, vediamo. Ragazza molto sorridente, però che sa sempre quello che vuole. È testarda, infatti se i miei mi dicono di fare qualcosa, a me non va bene, io non la faccio. Ci sta. Un pugno ai denti adesso o dopo? Anch'io ero così però. No, no, non è così. Ragazzi, non è così. Non è così che dovrebbe andare. Se il babbo e la mamma vogliono che fai una cosa, voi la fate la cosa. Io i miei capelli non li sopporto. Cos'era quel culo che c'era lì, c'era la piastra? Non l'hai visto? Era un pettine e una piastra. No, c'era un tipo un sedere. Ma come un sedere? Vediamo un sedere. Ah, è una spugna del fondotinta! Il fidanzato di Alice è il correttore. È la mia salvezza. Una mamma che dice che il fidanzato di Alice è il correttore. Del telefono. Perché ho troppe occhiaie. Non dormi! Se non dormi! Sopporto le perfettine e gli amici falsi. Nel senso, ma se guarda, il falso, mi sembra che... Io li amo gli amici falsi, invece. La cosa in comune di tutte le ragazze del collegio. Alice è la coppa di papà, sì. E questa cosa se ne approfitta e chiaramente io cedo. Lo cede. Quindi mi immagino, Alice, per favore butti la spazzatura. No. Ok. Ok, amore. Perché piange? Perché si deve allontanare dalla figlia. Mia mamma avrebbe fatto i salti di gioia probabilmente, e anche la tua. Andiamo con Beatrice. Oddio, lei si è stata antipatica. Ah, è lei? Sì, è quella con la frangia.
Non puoi dire così, Giulio. Ciao, sono Beatrice, ho 16 anni. Loro sono mamma, papà e mia sorella e nessuno può darmi ordini. Vabbè, l'esordio del secolo questo. Non un pugno, due. Vabbè, però spezzo una lancia. Ma che loro devono farlo per intrattenimento, perché comunque è un programma. Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Soprattutto mi piace essere un po' la protagonista. E però hai i cavalli appesi, agli adesivi dei cavalli appesi, ti abbiamo beccato, eh. Ma c'hai gli adesivi di Topolino lì dietro. Guarda, guarda la mamma. Infatti sì. Io non vado a scuola se non ho un paio di scarpe col tacco. Cosa? No, no, raga, no, no. Io non vado a scuola se non ho scarpe col tacco. A me arrivava la presa del tacco, me l'avrebbe tirato in testa probabilmente. Ma che voglia c'hai? Ma ti immagini la ginnastica lei con i tacchi? Sto di caso, sono un capello fuori posto. Scusa. Non mi sono manco lavata la testa io. Sui social ho un sacco di follower. Di casa devo farmi una foto allo specchio. Allo specchio. Che gioia. Se al collegio dovessero togliermi il telefono impazzirei. Infatti me ne porto 5. Prima regola, tipo, la prima cosa che fa è toglierti il telefono. Ma poi come se non lo sapessero. C'è chi è presente al collegio. Lei se ne porta 5. Diciamo che non è la più sveglia. Cora e Marilu, ragazzi. Fermi. Poi entrano nel vivo del collegio. Vai, rispondi pure. Che qualcosa di importante. Chi è? Pronto? Sì? Ha sbagliato numero. Cosa? Anna. Anna? No, ho sbagliato numero. Let it go! Dai, let it go! Penso che ho anche fermato il mio video per dire rispondi pure, magari è importante. Hanan? Allora, adesso abbiamo loro, le gemelle. Io sono Marilu e io sono Cora. Già, le mani in tasca, cioè. La nostra famiglia. Ma c'ha le mani qui in tasca. Ti sta richiamando Marilu e Cora. Non è... Ah, pronto? Pronto. Sì? Anan. No, hai sbagliato numero. Giulio. Perché questo io ho il numero di Anan. No, sono Giulio. No. Come hai preso questo numero? È il mio numero di telefono, la Vodafone me l'ha dato. Da dove si chiama Nane? Allora scusate, fermi, non ci interrompiamo su Marilu e Cora. I nostri amici ci descrivono come l'angelo e il diavolo. Io sono l'angelo e io sono il diavolo. L'angelo e io sono il diavolo. Ah, quale delle due è l'angelo e quale è il diavolo? Che stanno con loro? Oh, Marilu e... non lo so, non una paralisi. Marilu è quella brava, l'angelo, perché e l'altra è il diavolo. Perché ci sono tre persone nel green screen? Perché la sorella si dedica a essere la più grande. Io sono il diavolo perché sono molto competitiva e sono più cattiva. Più cattiva. È meglio non farmi arrabbiare perché sono una ragazza molto scontrosa. Non farla arrabbiare perché è scontrosa. Perfetta per il collegio. Aggressiva ed esuberante. Aggressiva ed esuberante. Vediamo la sorella. Io sono l'angelo perché sono una ragazza molto sensibile e pulosa. Litighiamo e faccio una vita brutta. Brutta. Secondo te, due sorelle così, per che motivo possono litigare? Avendo visto la prima puntata del collegio, mi sembra semplice rispondere. Perché una aveva i capelli uguali all'altra! Perché ha gli stessi capelli. Vabbè, già. Raga, lo vedrete poi negli highlights. Sono curioso di vedere come si comporteranno Marilu e Cora. Sarai orgoglioso delle tue figlie. Non mi sento di dare consigli perché le mie figlie non ascoltano consigli. Anche loro, educazione impeccabile. Ginevra, dai, mi sa di simpatica. So Ginevra. Chi sia, ce l'ho vista la prima puntata, non me la ricordo. Quindi secondo me. Gioca Just Dance. Allora, già mi piace Ginevra perché gioca Just Dance. Sono stata ossessionata dall'aspetto fisico. Lei c'è un brufolino, mamma, sono acne. Si chiama paranoica questa cosa, ipocondriaca. No, vabbè. Io spero che questa esperienza del collegio la aiuti a maturare su questo. Ok, quindi lei deve maturare. In realtà questa non mi sembra così tanto strana e esuberante. Ma cosa deve maturare? Andiamo con Giulia. Guarda, oh, ai. Io qui non aprirò bocca. Oi, oi, oi. Cercherò di non commentare. Sono Giulia, 15 anni, vivo a Roma con la mia famiglia. Punto sempre in alto, decollo e chi si è visto, si è visto. Non si sente però che è di Roma, No. Frequento l'istituto aeronautico. Posso dire una cosa, almeno dico una cosa positiva. Figo! Cioè, fai l'aeronautico, figo! Non parlo e più. Poi da adesso poi il declino. Ho scelto questa scuola perché il volo è una cosa che mi è sempre piaciuta. Sei lontano dalla terra, voli, quindi guardi sempre tutti dall'alto, sei sempre superiore. E già qui. Una ragazza competitiva, mi piace sempre stare al centro dell'attenzione. Non lo noterete nel programma. Scusate. Credo che eccellere in tutto. Mi piace quando la gente mi guarda, così, mi fai complimenti. Ho i modi, lo so, per ottenere le cose. Quello che voglio lo ottengo.
Non si sa come. Voglio vedere se al collegio riescono a gestirmi, perché a casa faccio come pare, in giro faccio come pare, a scuola faccio come pare, almeno non posso forse. Fa come le pare. Non mi viene in mente altro. Fai come ti pare. Vabbè, ma spezzo una lancia. Sono recitate molte robe, cioè, ripeto. L'ho già spezzata io con la seconda, questa lancia qua. Magari è una bravissima ragazza. Andiamo con Jennifer. Ciao, mi chiamo Jennifer, ho 17 anni e vivo qui con i miei nonni. Vedi che non è un green screen, si muove. Con i nonni con vive. I nonni, sì, 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 mi ricordavo. Ovvero quello che mi viene da dire lo dico. Già Jennifer che vivi con i nonni, grande pollicione. Davvero, siamo qua a parlare di me. Senti com'è di Bergamo, pota. Vivo con i miei nonni da quando avevo 2 anni. Mia mamma ha avuto un ictus, quindi non poteva prendersi cura di me, infatti proprio per quello sono andata a vivere con mio padre. Mi interessa neanche vederlo, poi sto bene così. Il padre quindi sparito, penso. Non sono ottimi rapporti. Ok. Diciamo. Voglio più bene dei miei. Per me è tutto, Jennifer. Vai. Che nonni giovani che ha. Non pianifico mai le cose, come viene una cosa la prendo. Sa molto di intelligente. Purtroppo io penso anche che delle cose così ti crescano molto molto molto. Quindi mi sembra per ora una con la testa sulle spalle. Per essere diversa devi essere te stessa. Beh, è vero, per essere diversa devi essere te stessa. C'è poco da dire, è una situazione molto particolare e mi sembra una molto posata. Quindi Jennifer sì. Posata, tipo forchetta. Assolutamente. Okay. Nicole. Lei è la mia preferita. Nicole. Sono Nicole Rossi, ho 17. Cioè hai le traccine, 2 pollici. Sono una sognatrice ma non stacco mai i piedi da terra. Mi piace anche questo, perché vuol dire che le piace pensare, sperare, però comunque realista. Io mi definisco una persona curiosa, indago tanto in me stessa, infatti penso troppo e poi mi arrabbio per tutto. Magari sono tranquilla con il mio ragazzo, no. C'è una brutta... Ma come? C'è il ragazzo, vabbè, no. Ma tanto sarà sicuramente lasciato dopo il collegio. Sta. Una rivoluzionaria. Sì, lei è una rivoluzionaria. Nel gruppo probabilmente mi piace comandare. Non l'avrei mai detto. Come nessun altro dei ragazzi che sono lì dentro. Ma non comandare in senso negativo, mi piace guidare le persone. Se lei pensa che quella cosa sia giusta, la porta avanti fino all'ultimo. Questa è una cosa che vi dico sempre, ragazzi, non abbiate timore di dire quello che pensate. Cioè, se voi pensate A, dite A, non lasciatevi influenzare dalle persone attorno a voi. L'arte per me è guerra, è ribellione. L'avevi detto che era una ribelle, eh? Beh, è intelligente, sì. Allora, sì, lei mi sa che è anche un pochino più grande degli altri. Ha una testa che sa usare, quindi un altro bel pollice per Nicole. Poi si chiama Nicole, giusto? Sì. Come mia sorella, quindi ci sta. Abbiamo l'ultima, Siria. Siria. Andiamo con l'ultima. Siamo Siria, 15 anni, vivo a Milano con la mia 15 famiglia. 15 anni? Ma che cosa date da mangiare a vostra figlia se a 15 anni è così? Io ero un cosino piccola, anche io volevo crescere così. Una ragazza che ascolta poco ma parla tanto. Siria ha una passione che è il canto. La mia cantante preferita è Alessandra Amoroso perché nelle sue canzoni mi ci rivede molto. Bellissimo, lo dicono tantissime persone che Alessandra, a parte che è una delle poche artiste che dicono che tratta proprio bene i fan e tanti dicono che si rispecchiano nelle sue parole. Però è uguale alla mamma anche lei, se fate quello stampino. Sì. Mi fermo messo quando telefono rotto però. Telefono rotto perché a tutte cade, non metterlo nel vetro protettivo. Il cellulare è il suo miglior amico. Il cellulare è un po' il miglior amico di tutto, in questa generazione è un po' proprio di tutti, anche delle mamme, diciamoci la verità. Sto tutto il tempo col telefono in mano, anche quando dormi. Cioè nel senso dorme col telefono in mano. Col telefono in mano. Come vi dico sempre ragazzi, il telefono mettetelo lontano da voi, specialmente quando dormite, perché cosa sono le onde elettromagnetiche, vi fanno molto male. Non dormite col telefono vicino a voi. Se togliessero il telefono andrei veramente in crisi. Tanto il collegio sai benissimo che non prima te lo tolgono. Combatte per il suo telefono, noi siamo sempre dei genitori. Oh, meno male che qualcuno si fa rispettare. Meno male, qualche genitore. Allora, abbiamo visto le ragazze del collegio. Nel prossimo episodio scopriremo i maschietti. Per ora ricapitoliamo i nostri preferiti a primo impatto. Abbiamo detto che vogliamo Nicole. Ci piace Nicole, ci piace quella che vive con i nonni, Jennifer. Ginevra non ci dava molto fastidio. E le altre sono un po'... Cioè... Un po', non lo so, sono da conoscere durante il collegio, magari la loro presentazione non era ottimale e quindi poi ci esatto. Crederemo.
però avendo visto la prima puntata più o meno già un'idea la siamo fatta. Scriveteci qui sotto i nomi dei vostri preferiti e scriveteci se volete vedere la puntata delle presentazioni dei maschietti, che saranno sicuramente meno impulsivi. Delle femmine, ma i maschietti sono fatti così, noi donne vinciamo sempre.